Intanto abbiamo Mario Zanotti che sfoggia una casacca giallorossa, mi sembra doveroso a questo punto, il team manager del Lecce. Mario Zanotti, il microfono a Sergio Vanteggiato. Sì, sono in compagnia di Mario Zanotti. Insomma, dall'aspetto capirete che ovviamente negli spogliatoi si è festeggiato parecchio fino a questo momento. Sì, ci si è bagnati più che altro. Buonasera a tutti. Senti, è stata una serata veramente ricca di emozioni, forse neanche il più ottimista dei tifosi del Lecce immaginava alla vigilia che potesse andare a finire così. No, diciamo che sì, è andata tutto per il verso giusto ed è merito anche di forse del Palermo che ci ha caricato al punto giusto, non che ce ne fosse bisogno molto, però loro hanno contribuito durante tutta la settimana, anzi durante tutti gli ultimi due mesi a caricarci così e abbiamo visto un 3-0 che non lascia proprio, non c'è niente da dire, è stata una cosa stupenda. Che effetto fa entrare in campo e vedere 40.000 tifosi giallorossi al Via del Mare? È un sogno, la squadra difatti appena entrata si è visto subito, si è caricata in una maniera stupenda, era un colpo d'occhio stupendo, ma oltretutto a parte il colpo d'occhio c'è stato un tifo di generale che ci ha proprio, dobbiamo dire grazie a tutti, grazie. Non c'è stata praticamente partita questa sera? No, diciamo che noi come aveva detto Deglio, il mister, durante tutta la settimana non abbiamo giocato per il pareggio, questo credo che sia stata la cosa più importante, perché non volevamo rischiare poi magari di trovarci in svantaggio. Per cui abbiamo subito attaccato, abbiamo trovato il gol con Camorani, abbiamo rischiato su quel colpo di testa, con Zauli un paio di volte, però la squadra è sempre stata reattiva, sempre stata pronta a colpire in contropiede. Poi secondo tempo non l'avete visto tutti, una cosa comunque ancora, diciamo che forse ancora da non credere. Sergio, forse la cosa più difficile della serata, scusami Giuseppe, è stato convincere tutti quei tifosi a liberare il rettangolo di gara e trovare delle magliette per i giocatori del Palermo. Sì, io mi scuso perché forse ho anche usato delle maniere un po' forti, però in quel momento non volevamo rischiare di rovinare tutto quello di bello che avevamo fatto, anche perché ci sarebbe piaciuto forse poter festeggiare in campo con tutti, però insomma si sa che in questi momenti... Avete preparato qualcosa? Di no, assolutamente niente, e difatti adesso tutti che si chiedono ma adesso cosa facciamo, andiamo, penso che adesso andiamo, ci troviamo, mangiamo una cosa, chi è riuscito a sentire dove andiamo, poi andremo in giro per la città e credo che è la cosa più bella. Tu avevi fatto qualche voto per questa promozione, avevi promesso di fare qualcosa? Sì, qualcosa lo è, adesso mi devo ricordare bene cosa avevo promesso, diverse cose. Tingersi i capelli giallorossi magari. Come? Tingersi i capelli giallorossi. Ah, può essere anche, ecco, una cosa più o meno del genere. Poi c'era un'altra cosa legata a un giretto magari a San Giovanni Rotondo, e abbiamo due o tre programmini simpatici. Bene, Sergio, abbiamo in collegamento telefonico Ezio Candido, il direttore generale del gruppo Mixer Media. Sì, abbiamo anche Claudio Penucci, l'amministratore delegato del Lecce. Allora vediamo di stabilire questo ponte con Ezio Candido, sentiamo se abbiamo in collegamento il direttore. Sì, aspettate un attimo, do l'auricolare, il mio auricolare anche al dottor Fenucci, così entrambi possono sentire Ezio Candido. E allora, direttore. Allora, buonasera, i complimenti, non so da dove cominciare, ma io considero sempre la società e quindi la gestione della società al primo posto, tutti i complimenti. Al di là della partita di questa sera, straordinaria, e condivido pienamente quello che ha detto Pantaleo Corvino, che la loro maniera di tentare di renderci nervosi ci ha invece probabilmente caricato, perché non c'è stata, come diceva giustamente Mario Zanotti, partita, eccetto che forse per quel colpo di testa di Zauli, ma cioè, voglio dire, è gol quando il pallone va dentro, siccome è andato fuori è come se non ci fosse stazione. Per cui vorrei tentare di fare una gradatoria, intanto salutare Claudio, ciao Mario, ciao, so, io lo so quanto è difficile resistere per tutta la durata di un campionato di calcio Serie B che comincia, pensate, non tenendo conto la campagna acquisti, diciamo dall'inizio del ritiro che era forse intorno al 10-15 luglio, siamo arrivati al 7 di giugno e ancora giocano con tutte le tensioni, complimenti vivissimi, non è facile, non è facile.
Dopo la società, che sicuramente ha meriti straordinari, perché è una società che ormai 7-8 anni che è ai vertici per le possibilità e per il territorio nel quale viviamo, ai vertici a tutti i livelli, dai giovanissimi alla primavera, ai campionati maggiori, e quindi veramente onore al merito a tutti quelli che ci lavorano. Dopodiché tutti gli altri, cioè allenatore, giocatori e tutti, perché come i tifosi poi non ne parliamo proprio, cioè questa sera se c'era un minimo di dubbio per chi dovesse rappresentare la Serie A, credo che uno spettacolo come quello di questa sera, così come altre volte, la verità. Tra l'altro vinto in casa è ancora più bello, perché spesso, ahimè, a Lecce gli è toccato vincere fuori casa i suoi campionati, forse giusto col Torino mi pare che abbiamo conquistato la salvezza in casa e con la Lazio, ma una partita, insomma, oggi partita vera, partita molto bellissima. Simile quella partita col Torino con questa, Ezio, esatto. Tu te lo ricordi bene, no? Esatto. Caricata alla morte da tutta l'Italia. Ecco, è mancato solo la scenata di Cavasin sulla tribuna, perché questo somigliava, ma devo dire che ho pensato un po' io. Fortunatamente questo allenatore è un po' più compassato. Niente, io non lo so, potrebbe sembrare una cosa esagerata, però so le tensioni che avete vissuto, noi le viviamo indirettamente, tentando di stare vicino il più possibile, e vorrei fare i complimenti a tutta la squadra di Telerama, comprese anche le persone che sono andate a Siena. È sembrata una piccola cosa, ma anche in quello abbiamo creduto, abbiamo ritenuto opportuno essere lì ed essere dall'altro considerati anche un po' portafortuna, perché io poi, Ezio, che l'incontro quando andiamo in trasferta, anche loro quando venite, quindi con i sacrifici che anche fanno tutti i vostri operatori, i vostri giornalisti, è un successo effettivamente da dividere tutto insieme. Tu sai, perché l'hai vissuti con noi tanti anni, sai quanto è difficile arrivare fino in fondo. Tu stesso hai contribuito a creare, come dire, questa società, questa organizzazione societaria che poi in piccola parte contribuisce al successo finale, che poi è un successo di una squadra, ovviamente dei giocatori. Quindi, esatto, insomma, però squadra intendo tutti, dal presidente, sì, certo, perché non sfugge mai, al contrario di altre squadre più importanti, tra parentesi l'Inter è una società che tutti dicono la stessa cosa, e anche nei momenti di Buriana in cui li ho sentiti di tutti, perché credetemi è molto peggio stare in tribuna, perché ogni tanto si sentono dire delle cose, ma dici, ma durante l'anno è circolato questa assoluta fandonia, chissà se il Lecce vuole andare in Serie A, ma io mi domando, la gente di normale intelligenza come può pensare una cosa del genere? E purtroppo te le devi, come si dice a Lecce, sopportare. Comunque, al di là di questo, credo che la risposta del pubblico stasera sia stata eccezionale. Eccezionale. Anno di Serie A che facciamo, tu quando ricordi bene, dal 95, significa che l'organizzazione, l'impegno, la passione dei dirigenti, della famiglia Semeraro in testa, le risorse che hanno profuso, che sono decine e decine di milioni di euro in questo progetto, hanno fatto sì forse che senza presunzione possiamo dire che il calcio al sud siamo stati noi. Esatto, io poi con Lecce Palermo ho un ricordo incredibile, perché io ero alla clinica Petrucciani. Sei rioperato, mi ricordo, sì. Di ernia, e quel giorno drammaticamente il Lecce perse in casa 7-1 proprio dal Palermo. Sì. Per cui la gente, tra l'altro molti sanno dei riti assolutamente, ma a questo punto neanche più scaramantici, direi molti sanno che il patrone, il sottoscritto, ogni sabato mattina vanno al cimitero, magari a ritmi alterni e non insieme ad andare a pregare, cioè abbiamo proprio dei riti. Perché ho incontrato parecchie volte quando stavo in albergo là vicino. Senti Ezio, scusa se ti interrompo, ti volevo dire che a proposito della squadra di Telerama, che quest'estate, la mattina del 15 luglio, un'equipe di Telerama si è presentata in ritiro e gli abbiamo aperto le porte delle stanze, di tutto, quindi insomma ha portato bene, quindi che penso che quest'anno si rifarà, no? Sì, abbiamo già prenotato il Cavalese, quel campo me lo ricordo bene, mi raccomando. Ragazzi, un grazie a voi. Dal talento intero e da noi che siamo stati come mezzo mediatico per usare la doppia parola. Sì, tra l'altro, direttore, sottolineando anche quanto ha detto il presidente Pagliaro proprio nel corso della nostra trasmissione, sottolineando proprio questa sorta di simbiosi che si è creata tra il nostro gruppo e la società del Lecce, insomma tutti insieme in Serie A. No,
Bene, onore a merito e un applauso di vero, vero, vero cuore. Grazie, ciao, ciao, ciao. Io volevo approfittare della presenza di Mario Zanotti e Claudio Fenucci per così concludere una battuta. Non so se Sergio può... Vabbè, insomma, era soltanto per... Vediamo un po' se riusciamo a ripristinare il... un po' d'ordine lì negli spogliatoi. Intanto continuiamo a vedere scorrere le immagini della festa negli spogliatoi. Non so se mi sente il dottore Fenucci. Sì, sì, adesso sì, dottore Fenucci, io ho avuto un sobbalzo quando ho visto con la maglietta giallorossa sia lei che il team manager Zanotti. Ho detto, oddio, sarà già cominciata la campagna acquisti per la Serie A? No, beh, no, voglio sperare di no. Non saremmo certo noi. Ah, beh, insomma, era soltanto una battuta. Sì, sì. No, è stata, come dire, una grandissima soddisfazione. Forse la più grande in questi anni, perché tornare immediatamente per l'ennesima volta in Serie A è stato veramente un'impresa da dedicare ai tifosi, che sono stati meravigliosi per incitamento, per calore e per presenza nelle ultime giornate, da dedicare a tutti quanti, soprattutto anche alla famiglia Semeraro, che, ripeto, come ho detto prima, con grande dispendio di risorse per coprire le perdite che la gestione del calcio ha, ma soprattutto con l'impegno umano, la passione da tifosi, ha consentito di realizzare questo progetto, perché dietro questa promozione c'è un progetto che parte anche da lontano, visto che in prima squadra quest'anno c'erano Vucinic, c'era un Bocinov, c'erano ragazzi provenienti dal settore giovanile. Da stasera, dottor Fenucci, un po' più sereno, visto che insomma questa promozione in Serie A significa anche poter contare su una gestione forse un po' meno pesante l'anno prossimo? Guardate, l'abbiamo vissuta in una maniera veramente tesa nelle ultime giornate, soprattutto perché andare o non andare in Serie A, oltre alla grandissima soddisfazione sportiva, ovviamente cambiava anche le cose dal punto di vista economico. Non che i nostri conti dei prossimi anni saranno migliori, ma sicuramente avere un incremento dei ricavi per una struttura di costi, soprattutto per i calciatori che era da Serie A, è sicuramente un grande beneficio. Sarebbe bello il 31 agosto adesso rivedere un Via del Mare con 40.000 tifosi giallorossi. Sì, dobbiamo fare in modo veramente di trovare delle politiche di prezzo, anche se non mi va di parlare di queste cose stasera, però per cercare di riempire sempre comunque questo stadio, perché io penso che questa squadra rappresenti il Salento, rappresenta questo bellissimo territorio che non si fa vedere adesso solo con il calcio, si fa vedere anche in altre cose, ma il calcio può essere un motore e una vetrina molto importante, quindi è giusto che i risultati si ottengano tutti insieme con le presenze allo stadio, tutti insieme allo stadio. Bene, grazie al dottor Fenucci, amministratore delegato del Lecce, vestiti scolarini. Sì, se era possibile una ulteriore precisazione, dottore Fenucci, se ha la pazienza, sotto, perché mi sembra un argomento importante. Riempire lo stadio con Inter, Juventus, Milan non sarà un problema, perché è ovvio, sta nella storia. Però evidentemente e anche Lecce-Palermo è un po' una storia a sé, visto insomma l'evento che si stava per celebrare. Però probabilmente fare la politica del prezzo naturalmente ridotto, Lecce-Sampdoria giocata a gennaio, il lunedì sera, giorno feriale, riportare 20.000 persone allo stadio, evidentemente significa, probabilmente ha significato che il fattore economico conta nella partecipazione del pubblico allo stadio. Questo è un elemento del quale terrete conto anche il prossimo anno? È un elemento su cui rifletteremo, però è ovvio che non si può sempre svilire lo spettacolo riducendo i prezzi in maniera così drastica. Però ripeto, è un argomento di cui parleremo il prossimo anno, cercando ovviamente in sede di strategia, di strategie, nel momento in cui ci fisseremo per fissare le strategie del prossimo esercizio. Adesso godiamoci questa grandissima vittoria, questa grandissima soddisfazione, e per un po' di tempo non pensiamoci, poi ci rimetteremo intorno a un tavolo.